Abbiamo un'altra telefonata, buonasera. Sì, sono studenti di Trento e secondo me la situazione a Trento è veramente un disastro. Gli studenti a un certo punto si ritrovano proprio da soli perché non ci sono, mancano quei luoghi di aggregazione che sono necessari. E come luoghi di aggregazione intendo anche posti dove poter far festa durante il weekend. Infatti il venerdì pomeriggio sentiamo un esercito di trolley che va verso la stazione e ne sentiamo un altro la domenica. Gli studenti sono disperati, non gli resta che andare a bere nella piazza o nel bar, andare a fare l'aperitivo senza niente di più. Per studiare, secondo me, Trento è una buona città, però dal momento che mancano quei luoghi dove sfogarsi, questo qua diventa un problema e finisce per far feste negli appartamenti, cose che vanno al disturbo del bar in città, cose che disturbano la popolazione. Sounds groovy, huh? Then I just play with these. Trento, 115.368 abitanti, città ai confini dell'Italia, situata nel bel mezzo delle Alpi e definita nel 2013 dal Sole 24 Ore la città più vivibile del paese. La cultura, i servizi, attenzione all'ambiente e l'efficienza sono le principali qualità che le vengono riconosciute. Grazie a questa realtà, Trento risulta essere per gli studenti una possibilità attraente. Molti servizi come la mensa, l'amministrazione e gli incentivi per il diritto allo studio la rendono una meta di studio sempre più gettonata e quindi destinata a dover accogliere flussi di studenti sempre maggiori, in controtendenza alla diminuzione verificatasi nelle città storicamente universitarie in Italia. Ma cosa ne pensano gli studenti che si sono realmente trasferiti in questa bella cittadina? O i residenti del centro storico che ci vivono? Ma cosa fanno quando gli impegni accademici sono stati portati a compimento? Che possibilità hanno di vivere la città? Io penso che offra molte opportunità, cioè dal punto di vista universitario. Quasi paradossalmente è un ambiente migliore più per uno che ha finito gli studi o li sta finendo, cioè in termini del lavoro e di queste occasioni, più che per uno che arriva a Trento e insomma si deve ancora ambientare, vuole fare un po' la classica vita universitaria. Cioè da quel punto di vista direi che è parecchio carente e ci sono, su tutti i fronti diciamo, ci sono risposte da parte della città di in qualche modo di una sorta di respinta degli studenti. Io telefono per via suffragio. Qua non si può più dormire. Noi abbiamo un anno di sonno da recuperare. Signora, dicono anche però che in quel vicolo prima c'erano spacciatori, era diventato un urinatoio, adesso... E adesso è diventato il doppio di spaccio e di urinatoio. Secondo me molti studenti tornano durante il weekend perché diciamo che è come se si venisse a Trento non per vivere la città nella sua totalità, in tutto quello che può offrire, ma si viene, vedo che anche dalla mia esperienza, vedo tante persone, tanti studenti che vengono a Trento per studiare, ma comunque mantengono tutte le loro relazioni, amicizie all'interno comunque della loro città di provenienza e quindi vengono a Trento per studiare in università, ma poi comunque il tempo libero preferiscono spenderlo, diciamo, nelle loro città d'origine. Penso che le persone, cioè gli studenti, il weekend vadano via da Trento perché già durante la settimana le possibilità di festeggiamenti così scarseggiano, quindi almeno durante il weekend si torna a casa nella propria città.
la necessità di spazi, ma anche di persone che agiscano negli spazi. Trento quindi si propone così come una città usa e getta per molti studenti, ricca di appuntamenti accademici, ma poco incline ad accettare la presenza di esperienze e socialità che non risultano inquadrate. Spazi e senso d'appartenenza sono due concetti strettamente connessi fra loro. Perciò, data l'assenza di luoghi dove socializzare, la città viene vissuta come un luogo di passaggio. Ciò da una parte compromette la buona convivenza con i residenti e dall'altra riduce notevolmente le possibilità degli studenti di costruire legami e svagarsi. La settimana a Trento diventa feriale. Il venerdì gli studenti partono per ritornare la domenica. Lunchtime, what a ride, dimentica to the other side.